Mazara ha ripreso la navigazione, la nave mercantile in stato di fermo da alcuni giorni. Santa Ninfa, il ritorno di Sonia Alfano, l'ex eurodeputato, nuovo commissario della SRR. Salemi, treno in veste asino fermo sui binari, rallentamenti nella circolazione ferroviaria. Trapani, Ustica Lines, la società revoca la procedura di licenziamento dei lavoratori. Mazara, illuminazione al Porto Nuovo, il genio civile avvia l'iter per l'intervento. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo. Apriamo il nostro notiziario parlando della nave mercantile che è rimasta per qualche giorno in stato, per così dire, di fermo a largo della costa mazese. Ebbene, l'imbarcazione ha potuto prendere nuovamente il largo dopo che è stata conclusa l'ispezione da parte degli ispettori. Vediamo allora com'è andata nel servizio. Ha potuto riprendere il largo la nave mercantile battente bandiera maltese, ferma da alcuni giorni, a circa un miglio al largo della costa di Mazara del Vallo. Sono state ultimate infatti le verifiche a bordo da parte degli ispettori del nucleo di Trapani, dopo che era stato accertato in un primo momento che il rimorchiatore d'altura trasportasse a bordo circa 250 litri di gasolio. L'imbarcazione ha ripreso il largo l'altro ieri. Gli ispettori hanno accertato alcune irregolarità culminate in due verbali amministrativi di importo complessivo pari a circa 8.000 euro. Come si ricorderà, la nave mercantile aveva attraccato al Porto Nuovo Mazarese lo scorso 25 luglio. La scoperta del carico di gasolio era stata fatta nel corso di un'ispezione da parte della locale capitaneria di porto e da parte degli ispettori del capoluogo trapanese. Controlli che, oltre ad accertare la presenza del gasolio, avevano consentito anche di verificare numerose irregolarità a bordo dal punto di vista della documentazione relativa al carico e delle dotazioni di sicurezza. Numerose deficienze tecniche e varie irregolarità amministrative, come si legge in una nota della Capitaneria, che hanno portato al fermo dell'imbarcazione. Quest'ultima inoltre è stata fatta uscire dal porto per motivi di sicurezza e fatta ancorare al largo in attesa di ulteriori accertamenti fino all'altro ieri. Pioggia di commenti e reazioni dopo l'operazione antimafia Hermes che ieri è culminata con l'arresto di 11 persone ritenute fiancheggiatrici del latitante Matteo Messina Denaro. Il circolo di Sinistra Ecologia e Libertà Salvatore Giubilato di Mazara del Vallo esprime vivo applauso alle forze dell'ordine che con l'operazione Hermes, si legge in una nota, hanno inflitto un altro duro colpo al boss Messina Denaro. Un'importantissima operazione attraverso la quale lo Stato continua una scientifica e mirata operazione di terra bruciata attorno al latitante che ci auspichiamo conduca al più presto alla sua cattura. Sull'operazione antimafia è intervenuto anche il segretario della CGIL di Trapani Filippo Cutrona, gli investigatori delle forze dell'ordine, ha detto Cutrona, va il plauso della CGIL per l'incessante attività volta a scardinare il complesso sistema mafioso e liberare il territorio da questa pesante cappa criminale che si avvale anche del ramificato appoggio dai cosiddetti insospettabili. Un asino è stato investito ieri da un treno poco prima della stazione di Salemi, per l'animale non c'è stato nulla da fare, il treno ha invece subito leggeri danni, si sono registrati rallentamenti per qualche ora alla circolazione ferroviaria, i particolari nel servizio. Circolazione ferroviaria rallentata ieri in provincia di Trapani a causa di un incidente verificatosi nel tratto tra le stazioni di Castelvetrano e Salemi Gibellina. Un treno regionale che viaggiava in direzione Alcamo di Ramazione ha investito un asino fermo sui binari. Un impatto inevitabile nonostante il tentativo del macchinista del mezzo di Trenitalia di frenare prima di centrare in pieno l'animale. Per l'asino non c'è stato nulla da fare, l'animale è morto praticamente sul colpo. Il vecchio LN di Trenitalia è rimasto invece leggermente danneggiato. Un po' di spavento, ma nessuna conseguenza per i pochi passeggeri presenti sul treno 34944 partito dalla stazione di Trapani alle 7.59 con destinazione Piraineto.
L'incidente si è verificato attorno alle 9.30 e fino alle 14 la circolazione dei treni ha subito dei ritardi. È stato possibile ripristinare il traffico ferroviario, si legge una nota di Trenitalia, solo dopo il recupero del treno danneggiato. Delle verifiche tecniche alle infrastrutture eseguite dal personale di Rete Ferroviaria Italiana e la rimozione della carcassa dell'animale. Dopo un'attesa di circa 40 minuti il treno danneggiato è stato trainato fino alla stazione di Salemi, da dove i passeggeri hanno proseguito in bus il loro viaggio. Servizio sostitutivo che Trenitalia ha disposto anche per altri 4 treni. Spiragli in vista per l'illuminazione pubblica al Porto Nuovo di Mazara del Vallo. Secondo quanto riferito ieri pomeriggio dalla sindaco Nicola Cristaldi, il Genio Civile di Trapani avrebbe avviato l'iter per i lavori di manutenzione straordinaria al fine di risolvere l'ormai annosa problematica. Il primo passo è quello di redigere il progetto per poi procedere alla gara d'appalto e all'affidamento dei lavori. Il primo cittadino si augura che tutte le procedure vengano svolte nel più breve tempo possibile, visto e considerati i disagi vissuti ormai da tempo dagli operatori portuali e marittimi mazzaresi. Torna il doppio senso di marcia sulla via Falcone a Marsala, lo stabilisce un provvedimento della locale polizia municipale, tenuto conto che sono venute meno le motivazioni per mantenere il senso unico nelle due fasce orarie corrispondenti all'ingresso e all'uscita degli studenti. Ora, fino al 10 settembre, in prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico, via Falcone sarà percorribile nei due sensi di marcia per l'intero arco della giornata. Sempre a Marsala sono stati aggiudicati i lavori per la messa a norma in sicurezza degli impianti dell'acquedotto comunale. I lavori verranno realizzati dalla ditta Pietro Saullo di Alcamo, che ha offerto un ribasso del 44% sull'importo a base d'asta di quasi 86.000 euro. Parliamo adesso dei rifiuti, colpo di scena su colpo di scena alla SRR Trapani Provincia Sud, notizia di ieri sera, confermata poi questa mattina della nomina a commissario straordinario della società di Sonia Alfano, che così torna a gestire, a dirigere il reparto, il settore dei rifiuti, il settore delicato nella parte meridionale della provincia trapanese dopo l'esperienza alla guida della Belice Ambiente. Sentiamo i particolari nel servizio. Colpo di scena nella gestione dei rifiuti negli 11 comuni dell'ambito territoriale ottimale Trapani 2. L'ex eurodeputato Sonia Alfano torna a svolgere il ruolo di commissario straordinario nella parte meridionale del territorio provinciale. La notizia ce l'ha confermata telefonicamente questa mattina la stessa Alfano, dopo che ieri sera l'assessore regionale per l'energia Vagna Contraffatto ha firmato il decreto di nomina dell'ex parlamentare nel ruolo di commissario della SRR Trapani Provincia Sud, cioè la nuova società che prenderà il posto del lato Belice Ambiente. Per l'Alfano quindi si tratta di proseguire il lavoro svolto alla guida della società d'ambito fino al 31 luglio scorso, con il compito di velocizzare l'iter per il passaggio definitivo all'SRR. La notizia della nomina di Sonia Alfano segue di qualche ora un'altra notizia per certi versi clamorosa, ovvero il passo indietro del funzionario regionale Francesco Mannone, che ha deciso di lasciare l'incarico di commissario straordinario della SRR nemmeno 3 giorni dopo la sua nomina da parte dell'assessore Contraffatto. Colpo di scena su colpo di scena, insomma, destinati a provocare ulteriori scossoni nella gestione dei rifiuti negli 11 comuni del lato Trapani Due, alla luce soprattutto dello scontro a tutto campo tra la stessa Alfano e il sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi. Quest'ultimo, appena qualche giorno addietro, in riferimento alla scadenza dell'incarico di commissario della Belice Ambiente dell'Alfano, aveva affermato: si chiude finalmente una parentesi fallimentare contraddistinta dalla gestione Alfano. Il nuovo commissario straordinario avrà una duplice funzione, avrà poteri accertativi ed eventualmente sostitutivi per la piena funzionalità dell'SRR, dovrà garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto dei comuni ricadenti nel territorio del lato Trapani 2, avvalendosi della struttura organizzativa esistente, dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti.
E sulla vicenda rifiuti, dopo le notizie che si sono susseguite nelle ultime ore, intervenuto poco fa attraverso una nota il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, va chiarito in tutte le sedi competenti quanto si è verificato in queste ore nel lato Belice, nella SRR, ha affermato il primo cittadino mazarese, che ha aggiunto il contesto che ha portato Franco Mannone a dimettersi dalla carica di commissario straordinario è quantomeno inquietante, se si tiene conto, tra l'altro, che lo stesso Mannone aveva accettato con entusiasmo l'incarico che aveva già cominciato a proporre un'azione di collaborazione per un sistema equilibrato e ragionevole della raccolta dei rifiuti nel territorio, anche con i necessari atti per il pagamento degli stipendi arretrati dal personale. Chi ha convinto Mannone a dimettersi, si chiede Cristaldi. Misterioso, ha proseguito il sindaco di Mazara, appare il motivo del ritorno dell'Alfano come commissario dell'ATO e della SRR, se si tiene conto dei pessimi risultati registrati nella raccolta dei rifiuti dalla sua gestione commissariale e del forte attrito che c'è stato in questi mesi tra la stessa gestione commissariale, la maggioranza societaria di SRR e ATO. Ammonta oltre 10.000 euro la raccolta dei fondi organizzata a Gibellina sabato scorso a sostegno dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, diretto da Umberto Eco. 308 le donazioni in contanti effettuate nel corso della serata per un totale di 8.300 euro. A questi soldi vanno aggiunte anche le donazioni effettuate tramite bonifico bancario direttamente all'Istituto, che sarà possibile quantificare solo tra qualche settimana, ma che dovrebbero facilmente far superare i 10.000 euro. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. L'edizione 2015 di Bluesyland, che si svolgerà a ottobre, ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati. Lo rende noto il distretto della pesca di Mazara del Vallo. Del ruolo dei distretti italiani si è parlato nel corso di un incontro tra il presidente del distretto mazarese Giovanni Tumbiolo e Raffaello Vignali, coordinatore dell'intergruppo Sussidiarietà e Attività Produttive, dal quale fanno parte rappresentanti dei due rami del Parlamento italiano. Nell'ambito del Bluesyland si terrà anche un convegno dal titolo Focus sui distretti produttivi. Il presidente Enzo Sturiano ha convocato il Consiglio Comunale di Marsala. La nuova seduta del Consesso Civico Lilibetano si terrà lunedì prossimo con inizio alle 9.30. All'ordine del giorno sono stati scritti tre punti, tra questi l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014. E parliamo adesso di trasporti marittimi. I sindacati fanno sapere che Lustica Lines ha revocato la procedura di licenziamento nei confronti dei lavoratori. Sentiamo. Trasporti marittimi, si è conclusa positivamente la vertenza dell'Ustica Lines. È stato siglato infatti ieri sera l'accordo tra la compagnia di navigazione, i sindacati di categoria Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti per la revoca delle procedure di licenziamento di 330 lavoratori avviate il 30 aprile scorso per via dei problemi relativi all'assegnazione dei servizi dei collegamenti marittimi con le isole minori con gare d'appalto della Regione. Siamo soddisfatti della conclusione della vertenza, dichiarano in una nota i segretari di Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti, rispettivamente Franco Spanoa, Amedeo Benigno e Agostino Falanga, ma resta da risolvere la querela con la Regione. Il comandante Moraccio infatti ha precisato che attendono ancora risposte ai nodi della vertenza dal punto di vista amministrativo e giuridico. La compagnia inoltre attende ancora somme retratte dalla Regione, essenziali per poter andare avanti. Apprezziamo che nonostante le difficoltà evidenti continuano i tre sindacalisti, si è prevalso il buonsenso alla nostra richiesta di ritirare la procedura di licenziamento. Al momento è stata accolta, ma ora la Regione deve fare la sua parte. Arriveranno stasera a Mazara del Vallo il Crocifisso di San Damiano e la Vergine di Loreto. I simulacri stanno girando per le diocesi italiane in preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Cracovia l'anno prossimo. L'iniziativa è organizzata dal Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile. Le due icone arriveranno presso la Chiesa di Santa Chiara a Tonnerella alle 21.30, dove si terrà una veglia di preghiera. E sempre stasera alle 21.30 all'Arena Samafè di Triscina, nell'ambito della terza rassegna Canto del Marrobio, si esibirà l'attore comico palermitano Sergio Vespertino con lo spettacolo intitolato Fiato di Madre. L'associazione Canto del Marrobio ricorda inoltre che è aperta la campagna abbonamenti e prevendite per tutte le iniziative in programma nel cartellone. Punti vendita sono l'agenzia MG Viaggi su Lungomare Mazzini e la Prologo in via 20 Settembre a Mazara del Vallo. Adesso ci fermiamo per l'ultima parte. Pausa pubblicitaria.
Una nota di sport, scherma, Claudio Guardalà, atleta della Mazara, scherma SD, con l'argento vinto alla prima prova nazionale di Zevio e l'oro conquistato alla seconda prova nazionale di San Severo, ha conquistato il trofeo Kindersport per l'anno 2014-2015. Guardalà è l'unico mazzarese nella storia della scherma cittadina ad averlo conquistato. Soddisfazione è stata espressa dalla società schermistica mazzarese. Questa era anche l'ultima notizia di oggi del TG Vallo, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.